and roll. Bologna ha la bellezza di raccontare storie importanti, storie che possono racchiudere tanti aspetti, non solo quelli commerciali, quelli che, delle economie che muovono il mercato, che muovono la città di Bologna, ma soprattutto anche il coraggio, la voglia, la passione di imprenditori. È molto tecnico come termine, secondo me è proprio di amatori di professioni, cioè amanti di professioni come... appunto può essere la storia. Qui c'è stata un'esposizione al Cinema Odeon, però oggi noi vediamo la cantina Bentivoglio, ma dietro c'è tutta una storia. Sì, dietro c'è una storia molto lunga e segnata da un percorso di grande passione, dettata da una donna che era mia mamma, e una donna che fino ad allora non sapeva niente di che cosa significasse un'attività imprenditoriale e tantomeno nell'ambito del food e delle beverage, se vogliamo, ma animata da una grande passione, quella di creare uno spazio che fosse un luogo accogliente dove le persone potevano ascoltare musica, dove potevano trascorrere dei momenti sereni e mangiando il buon cibo. Ecco, l'imprenditoria femminile, no? Il coraggio in rosa, perché spesso queste cose vengono delegate più agli uomini, invece qui, soprattutto perché parliamo di, vabbè, gastronomia ci sta, però è un intrattenimento, cioè è un mettersi, come dire, in condivisione con gli altri, quindi passare le serate nel locale, quello che oggi vediamo appunto come cantina Bentivoglio, ma era avanti come concetto, considerando gli anni in cui è partita questa iniziativa. Sì, è vero, tanto più se si pensa all'idea originale, perché la sua idea in realtà era quella di aprire all'epoca, e parliamo dell'82, quindi insomma erano tempi in cui non si era avvezzi a questo tipo di iniziative, e lei voleva aprire una libreria con l'angolo tè, musica, eccetera, dove poter appunto invitare le persone ad ascoltare delle presentazioni di volumi, ma anche nello stesso tempo ascoltando musica, sorseggiando un bicchiere, una tazza di tè o un bicchiere di caffè e quant'altro. Era una casa con le porte aperte. Sì, questa era la sua così... il suo punto di vista, ed è un po' questo quello che ha trasferito negli spazi di quella che oggi è la cantina Bentivoglio, creando un locale che fosse casa. Infatti scelse allora tutti gli elementi, molti degli elementi che ancora oggi vi si ritrovano, io ho anche l'elenco di tutti gli arredi che sono stati appunto ceduti poi alla cantina Bentivoglio, e l'80% sono quelli che vedete oggi, come ad esempio la seduta da coro di chiesa che è subito sull'ingresso alla sinistra, piuttosto che molti dei tavoli, sedie e altri oggetti decorativi, anche le lampade in ferro battuto, l'infisso e altri aspetti, ma proprio scelti con una meticolosità e una cura tale per trasmettere proprio questa sensazione di casa, questa atmosfera di casa in cui sentirsi accolti. E poi questo desiderio della mamma, che si chiamava Maria Grazia. Maria Grazia, questo desiderio di condividere anche la musica, cioè di creare appunto queste, far girare tra un locale che era obsoleto, cioè quando poi era stato prescelto non era sicuramente già predisposto per essere un locale pubblico. No, assolutamente, infatti dai documenti di allora risulta che fosse un magazzino di un'azienda di rappresentanze, prima ancora una ditta che produceva cornici per quadri, poi rappresentanze varie, ma niente legate nemmeno, c'è chi ha scritto che era una vecchia fiaschetteria, ma assolutamente no, era proprio aveva le fattezze né più né meno di un garage, lo spazio prima di essere rilevato da mia mamma, e quindi anche la sua capacità di vedere avanti, no? Di vedere che cosa sarebbe potuto diventare, e con questo entusiasmo contagioso che aveva, questo grande ottimismo che ha saputo trasformare poi in energia per costruire questo spazio, ecco.
Questo ottimismo che mi sembra sia stato trasmesso in maniera positiva anche dal punto di vista di ceppo familiare, perché raccontandolo trasmetti proprio l'entusiasmo, più che l'orgoglio, proprio la voglia di raccontare. La mostra è anche stato, ha avuto questo obiettivo, quello di raccontare. Bologna ha queste capacità, queste peculiarità importanti, vanno valorizzate, vanno mantenute, perché sono proprio delle... Spesso noi ci concentriamo solo sugli aspetti negativi, ci sono anche per fortuna aspetti positivi, quindi questo è un esempio positivo e può essere anche, come dire, uno stimolo a riflettere che nei momenti in cui non gira come dovrebbe girare, la fantasia, l'intuizione, la voglia di fare, non di emergere, ma di fare, può risolvere tanti problemi. Assolutamente, anzi guarda, mi piacerebbe raccontarle un aneddoto che ha fatto parte proprio di questo percorso di costruzione della mostra. E, siamo andate mia figlia ed io a cercare in biblioteca alcuni articoli che erano relativi al periodo dell'inaugurazione del locale di mia madre, quindi l'11 dicembre del 1982. Ed è sorprendente come le notizie di allora siano in realtà molto simili a quelle di oggi. Quindi anche allora abbiamo trovato, e guardavo con lei appunto, molti articoli che dicevano che era una situazione devastante, che c'era una grande crisi, un grosso degrado, eccetera. Quindi mi piaceva fargli vedere e dirle, vedi Sofia, che in fondo le cose hanno sempre un andamento ciclico, no? E che quindi non bisogna lasciarsi abbattere dalle notizie negative che ogni giorno riceviamo, che fanno sembrare sempre il periodo in cui si vive il peggiore di tutti, no? Ma che anche nei momenti negativi si possono trovare le risorse per trasformare, no? In qualcosa di bello per tutti, in questo caso. Ecco. In questo mia madre, devo riconoscerle che ci ha insegnato davvero a vedere la vita con un grande ottimismo. Ecco, poi, questo sì. Poi l'importanza anche di legarsi al territorio, quindi una delle attività che ha fatto funzionare, come il cinema in cui ci troviamo ora. Quindi da qua ha preso spunto una strada, cioè si è creata un'attività che ha dato il via anche là a tante altre situazioni, quindi è importante, perché questo è un vuol dire abbattere il degrado, vuol dire far uscire la gente di casa, vuol dire ritrovarsi in situazioni piacevoli. Vuol dire che si può? Si può. Assolutamente, vuol dire che si può, ed è questo secondo noi il significato più bello di questo racconto, di questa storia, oltre ad avere appunto reso partecipe la città di questo piccolo patrimonio storico che molti non conoscevano. E anche questo proprio, che si può, anche quando sembra impossibile, perché via Mascarella allora era una via totalmente degradata, il cinema Odeon era un cinema a luci rosse, il locale di mia madre, che oggi è la cantina Bentivoglio, era né più né meno che un garage, e ricordo, io ero una ragazzina, ricordo che tutti dicevano no, è impossibile, ma che cosa dice il proprietario stesso dei muri del locale, che allora lei chiamò Bellelù, dal nome con cui mio fratello, che è un ragazzo autistico, la chiamava la Bellelù, la bella di Leo, che era il suo nome. E io ricordo che con noi lei diceva, vado a prendere un cappuccino con il signor, adesso non ricordo il nome, ma comunque era il proprietario di questo spazio, perché cercava di convincerlo che si poteva realizzare un locale in quello spazio. Totalmente, totalmente. Quindi, e alla fine ci riuscì, insomma. E quindi ecco, questo penso che sia un bel messaggio, che anche nei momenti più difficili e grigi si può accendere la luce. E lei l'ha accesa in via Mascarella.